Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 17 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Fantasie tropicali e voglia di evasione. Suggestionati dalla luna piena che rotolando vi accompagna sui cammini del sogno, evadete da una realtà troppo stretta, aggrappati al palloncino giallo lanciato nella vostra direzione dal sole in sestile. Un'ottima scelta cromatica contro il grigio saturnino del vostro pessimismo, non si può presentarsi con questa maschera malinconica alla festa della primavera, urge cambiare registro. Il viaggio interiore è sempre appagante, ma il profumo di primavera nell'aria vi mette addosso una smania irrefrenabile di salire sul primo treno in partenza e correre lontano, incuranti degli inviti ricevuti e del posto a tavola già fissato domani per voi, evviva la libertà e chi l'ha inventata. E la tradizione? Acqua passata, meglio inventarne di nuove. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Favoritissimi i contatti con gli amici. Nuove conoscenze interessanti. Una sorpresa, possibile una notizia per un viaggio improvviso. Oggi avrete bisogno di tutta la concentrazione di cui siete capaci per affrontare il giudizio di chi deve valutare il vostro operato e lavoro. Fatevi trovare pronti e disponibili, anche se dovrete affrontare vostro malgrado delle prove. Organizzate uno dei prossimi weekend contemplando la possibilità di una gita fuori città, fatelo con le persone a voi care e fate in modo da fare loro anche qualche piccola sorpresa. I nati di domenica e giovedì tra le 12 e le 24 oggi potrebbero fare degli incontri davvero interessanti, mentre quelli in coppia potrebbero ricevere un regalo o un'offerta dal proprio partner. Sapreste rinunciare a un regalo o all'offerta di un viaggio in due? Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro oggi fate in modo da non scoraggiarvi e di insistere, potreste avere proprio in giornata qualche discreta proposta molto utile per l'avvenire. Oggi è obbligatorio studiare le misure opportune per mettere ordine nelle proprie finanze e svincolarsi da alcuni problemi economici che con il tempo potrebbero creare problemi più seri. Buone prospettive per l'amore oggi. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e non credete di non avere il vostro fascino. Favorito l'amore e i sentimenti, è il momento ideale per mettere a conoscenza del partner i propri progetti. Sappiate cogliere i momenti dolci nella loro essenza. Discussioni per motivi economici e di soldi in famiglia o tra partner, in particolare vi sentirete in crisi per tutta la giornata di oggi. In serata ci sarà una chiarità e intravederete la soluzione a un vostro problema grazie al consiglio di un amico. E questo è il momento giusto per insistere e per approfittare di alcuni finanziamenti. Qualcosa di veramente speciale potrebbe succedere oggi, capace di sollevarvi il morale dalla serata di ieri. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. Continuando su questa strada avrete delle buone possibilità che il vostro percorso sentimentale vada sempre meglio e si evolva al più presto. I pianeti dell'arguzia e della capacità di cavarsela negli imprevisti, Saturno e Plutone, sono completamente a vostro favore, il primo nel vostro segno, il secondo nel segno buon vicino del Capricorno. Iniziate questa giornata con lo spirito lieto e con la forza di carattere che si accompagnano spesso alla simpatia per cui andate famosi. Sicurezza in voi stessi, rigore e rispetto dei diritti degli altri, anche quando si affrontano situazioni complicate, sono le costanti della giornata. Il vostro buon cuore vi fa aiutare, in aggiunta, un amico in difficoltà, dandogli consigli di buon senso. Posso dire all'acquario che questa è una giornata creativa, inventivo e direi anche valido per fare delle scelte in più. Molto importante cercare di rasserenare l'ambiente e, come spiegavo di recente, non puntare su tante cose assieme ma su una in particolare, e anche cedere per cercare un armistizio. Tutto quello che gira intorno a voi in questo periodo,
potrebbe sembrarvi nuovo e spaventoso, ma è soltanto la vostra insicurezza che vi fa avvertire tali sensazioni. Con un po' più di autostima, comprenderete quale potenziale abbiate in questo preciso momento della vostra vita. Cercate inoltre di mantenere stretti contatti con le persone che vi hanno sempre rassicurato e per le quali provate sincero affetto. Bella giornata per voi, nonostante i timori paventati riguardo a pesantezze, eventi e dispiaceri del passato che ancora stentate a metabolizzare. E invece vi tocca, perché Pasqua significa rinascita. Lunga e difficile finché si vuole, perché con Saturno nel segno nulla vi verrà regalato, ma almeno un po' di sforzo da parte vostra ce lo dovreste mettere. Ecco l'insegnamento del Sole decisionista e di Mercurio veloce e sbrigativo in sestile. Più dolce e romantica ma non meno incoraggiante la Luna piena in Bilancia, segno diplomatico, garbato, affettuoso. Ed è proprio da questo punto, l'affetto, che dovrete ripartire, volendo un po' più di bene a voi stessi e a coloro che vi stanno accanto. Amore ed Eros. Coppia serena, fondata su ideali e interessi comuni, ne avete fatta di strada dai battibecchi dei primi tempi. Dedicato ai single, se vi sentite soli e in cerca della mezza mela, non snobbate i siti di incontri, un tipo interessante vi sta già cercando. Cari Acquario, la situazione migliorerà sicuramente ma non rimandate alcuni conflitti, Venere potrebbe iniziare un transito polemico. Cercate quindi di mantenere la calma e non peggiorare le cose. A maggio si recupera, e bene, anche sul lavoro. Ottima giornata se siete cuori solitari, la bella posizione della Luna in Bilancia vi dona quelle capacità di seduzione che sapete mettere a frutto quando vi concentrate nel colpire qualcuno. Specie se siete donne e se siete nate in febbraio, rischiate in serata di incontrare la persona giusta per voi, tenete gli occhi ben aperti. Lavoro e denaro? Ottima giornata per partire, godersi la passeggiata o la pedalata nel verde, fare il pieno di bellezza e armonia tra chicche d'arte e di storia. Il passato è un libro meraviglioso pieno di insegnamenti preziosi, ma non dovrà impedirvi di vivere in pienezza il qui ed ora e di guardare al futuro con un minimo di fiducia in più. Potete ottenere grandi risultati, se abbandonate una certa indolenza e vi date da fare. Le vostre idee di solito sono molto originali e vi potrebbero permettere di mettervi in mostra. Pianeti tutti concentrati per voi, Marte, Giove e Saturno, vi danno l'energia per affrontare studi, esami e concorsi con grande forza di volontà. A qualsiasi decade apparteniate avete di fronte una giornata in cui potete sfruttare al massimo il tempo che avrete a disposizione e mettere in atto una preparazione eccellente. Benessere. Voglia di viaggio, arte e natura. Per questo se per ragioni personali o lavorative questa Pasqua la trascorrete a casa ne soffrite più di altri. Per sentirvi vivi e dare il massimo avete bisogno di forti emozioni, facce sconosciute, nuovi cieli sopra la testa. Ma perché seguire la massa e spostarsi solo nelle date canoniche? Voi controcorrente partirete quando gli altri tornano, meno spesa, meno folla e miglior trattamento. Potrebbe sembrare impegnativo esprimersi spontaneamente oggi. Attenetevi alla vostra routine e aspettate che questo periodo passi. È importante fare un po' di esercizio in modo che l'energia repressa venga rilasciata nel più breve tempo possibile. Per lei, telefonata laconica all'amica negli status, l'anno scorso, bloccate dalle rispettive pandemie vi eravate ripromesse uno scambio di visite per questa Pasqua. Mai e poi mai vi sareste immaginati di ritrovarvi in una barca di diverso modello, ma altrettanto bucata. Ora il problema è la crisi economica, effetto della guerra. Ma cosa cambia? Impossibilitate comunque. Per lui, il lontano vi porta fortuna e se non vi potete muovere personalmente saranno parenti e amici a venire da voi, se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare a Maometto. Colore delle emozioni, verde smeraldo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.